casa Ciri è in cartello una gara decisiva per il destino delle due squadre protagoniste. Una vittoria porterebbe il Ciri Berga a rivedere la salvezza diretta, risucchiando il progresso nuovamente nel bel mezzo dei play-out. Al contrario, una vittoria degli emiliani permetterebbe ai rossoblù di aumentare il vantaggio sui play-out e fermerebbe la risalita del gialloblù. Carobbio in piena emergenza difensiva, con la moria di infortuni che lo costringe a portare in panchina Bosio e Scidone della Juniores, opta per il 4-4-2 con Ait Bakrin esterno destro, schierando in avanti la coppia De Angelis con Fanonieri. In campo l'importanza della posta in palio si fa sentire, dando così vita ad una partita brutta, senza trame di gioco definite ed avara di occasioni. Gli ospiti riescono a rendersi pericolosi in due occasioni nei primi 10 minuti. Al settimo è un tiro di Mezzetti, dopo uno scambio al limite con Esposito, a trovare pronta la respinta Valtorta, e poi Sanni a liberare l'area mandando il pallone in angolo. 2 minuti dopo, su una corta respinta centrale di Chimini, è ancora Mezzetti a scoccare il tiro dai 20 metri con la conclusione che si spegne di poco a lato. Archiviati i due tentativi del progresso, si passa direttamente al 26esimo per vedere un nuovo tiro in porta e De Angelis a cercare di sorprendere Bruzzi dalla distanza, senza fortuna. Valtorta è poi attento al 34esimo sul tentativo da appena dentro l'area dell'onnipresente Mezzetti. Il primo tempo sembra incanalato sullo 0-0, a poter rompere gli equilibri può essere solo un'azione individuale o una casualità, cosa che capita al 40esimo quando Ait Bakrin perde palla poco fuori dalla propria area di rigore, permettendo al progresso, già tutto nei pressi della porta difesa di Valtorta per il calcio di punizione appena battuto, di riaprire il gioco sulla destra, dove Fiore è bravo a mettere in mezzo per la deviazione rasoterra di Cestaro, che vale l'1-0 su cui si va al riposo. La ripresa vede un Ciri Berga più agguerrito, che sfiora il pareggio al 12esimo, con Andriani a regalare l'illusione del gol. Il colpo di testa del centrale difensivo sul corner battuto da Maspero lambisce il palo alla sinistra di Bruzzi, terminando sul fondo. Al 17esimo i gialloblu vedono sprecare da buona posizione il possibile 2-0 da parte di Rossi, pescato in area da Girotti, con il tiro dell'Emiliano a spegnersi sul fondo. Carobbio ricama Vignali inserendo Mozzanica e dalla mezz'ora proprio il neo entrato pesca in area De Angelis, bravo a controllare ed andare al tiro deviato in angolo da Fiore. Dalla bandierina Mozzanica calibra un traversone su cui Andriani e Sanni danno vita ad un gioco di sponde che porta il primo a sfiorare di testa l'incrocio dei pali a Bruzzi battuto. Un minuto dopo Andriani, stanchissimo, lascia il campo a Dos Santos con Carobbio che al 35esimo cala anche la carta Pasotti al rientro dall'infortunio al ginocchio e dall'esordio in campionato in luogo di Ait Bakrin. Ed il giovane classe 2000 al 38esimo crea scompiglio nell'area di rigore avversaria con una serpentina conclusa con il destro murato in angolo da Fiore. I tentativi di agguantare il pareggio nei minuti finali da parte del Ciri Berga lasciano campo alle ripartenze del progresso che al 46esimo sfiora il raddoppio con un diagonale quasi dalla linea di fondo di Testoni che attraversa tutto lo specchio della porta per poi uscire sul lato opposto. Dopo 2 risultati utili consecutivi arriva così il primo passo falso del 2020 per il Ciri Berga in una partita equilibrata, non bella, avara di occasioni, ma in cui nei gialloblu è mancata quella determinazione e rabbia agonistica vista nelle prime 2 uscite del girone di ritorno.